Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, su richiesta, vi faccio la review del video, del sito di Wish. Ho fatto qualche acquisto e ve l'avevo già detto, e molti di voi mi hanno chiesto di parlare soprattutto degli acquisti che ho fatto, in particolare degli acquisti della Cosmesi, e quindi iniziamo subito. Ci tengo a dire che ho deciso di spendere una cifra irrisoria di 15 euro per provare, per non prendere sole e cantonate. Sapete che già ho parlato di altri siti sole e cantonate, quindi non mi sembrava il caso, ecco, di investirci più di tanto per la prima volta, però devo dire che sono rimasta abbastanza soddisfatta e penso proprio che riacquisterò. Allora, un prodotto è in viaggio, però non so se è perché è in ritardo, se è perché non lo so, quindi lasciamo il beneficio del dubbio, il prodotto sta arrivando. Non è un ritardo di tanti giorni, è un ritardo di 2 giorni, ed essendo che a casa mia le poste portano i pacchi quando hanno voglia, lasciamo il beneficio del dubbio che è colpa delle poste. Iniziamo subito e vediamo invece tutto quello che ho ricevuto. Allora, il primo pacco che ho ricevuto, che è stato un po' brutale, è stata una palette. Questa palette era un po' polverosa e infatti poi ho capito perché. Allora, la palette è arrivata in questo stato e quindi capirete già che è rotta. Era una palette di contouring e il colore principale si è rotto, ovvero il color vanilla. Tutti gli altri sono intatti e quindi proverò sicuramente poi questi colori. Volevo anche fare un video, mi trucco, oh mamma. Qua meno male che l'ho messo da un'altra parte, altrimenti salutavo il mio copriletto. Volevo fare un video mi trucco con i prodotti di Wish, mi trucco con i prodotti sotto 1 euro, mi trucco con i prodotti sotto 10 euro, non lo so, quindi fatemi sapere se può interessarvi. Comunque, diciamo che il primo pacco che ho ricevuto non è che mi abbia soddisfatta, però ho comprato con PayPal e quindi chiederò un rimborso, infatti lo faccio ora per poi poter fare il rimborso, perché insomma non sono soddisfatta in quanto diciamo che questo prodotto è rotto e quindi non me ne faccio nulla. Come secondo prodotto ho comprato questo Matte Long Lasting Lip Gloss Magical Halo Cosmetics Pro, che ovviamente non so che marchio sia, è anche sigillato, quindi lo apriamo insieme. Poi ovviamente vi farò anche il video tutorial, diciamo, per vedere se resisteranno questi prodotti oppure no. Ok, benissimo. E il mio era il numero 03. Magari vi lascio giù nell'info box i link dei prodotti che ho comprato. Ed è un color nude che ora proverò a mettermi. Senza specchio come al solito. Tra l'altro il pezzo che deve arrivare è il pezzo più bello. Devo dire che non... Allora, mi sembra abbastanza confortevole sulle labbra. Sono sincera, solitamente non compro prodotti così low cost da mettere sul viso. Però era per fare un video e per provarlo insieme. Quindi sì, dai, ha un odore un po' strano. Però, vabbè, secondo me... Vi devo dire la tenuta, ecco, quindi... Dopo vi aggiornerò sulla tenuta. E questo qua quindi è il Magic Halo Long Lasting Lip Gloss Matte. È matte, sì, è vero, è matte. Questo posso confermarvelo. E andiamo avanti. Poi un altro acquisto è stato questo eyeliner, credo. Questo è l'eyeliner. Aspettate, perché avevo comprato le cose per poi poter fare un trucco completo, ovviamente, che ci sarà nel prossimo video. Miss Rose Professional Makeup 3D Waterproof Eyeliner, ed è così, è molto carino, è molto carino, se riesco ve lo apro anche, ed è fatto in questo modo. Questo qua devo dire che mi fa molto figo, per cui mi piace molto, se solo riuscissi a chiuderlo, perché sapete che l'eyeliner è importante chiuderlo, anche se no si secca, anche se qua vedo che ci sono delle aperture. Buon. Speriamo bene, perché qua rimane leggermente aperto, spero che sia una questione di pack, altrimenti non riuscirò mai ad utilizzarlo, perché vedete che qua è un po' aperto. Poi ho comprato questo qua, che è il gel per le sopracciglia, che... Allora, non voglio, tra virgolette, provarlo adesso, ma perché in realtà volevo fare un video proprio a parte,
E questo qua è un gel per le sopracciglia che però è dentro una bottiglia di Classic Red Wine, o Vine, che è appunto il gel per le sopracciglia, guardate. In questa bottiglia di vino, come si apre? Ah, così si apre. Ma è nero? Non capisco il colore. Se è nero non va bene di certo per me. No, è un... Vi faccio vedere il colore. Però perché le confezioni poi non si richiudono mai bene? Cioè, ho paura. Il colore è questo qui. Boh, potrebbe starci. Boh, faremo un tutorial su come truccarsi con i trucchi di Wish. E poi, come ultima cosa, per ora mi è arrivata un full cover concealer. Quindi avevo ordinato il correttore. Quindi questo è il correttore. Allora, mi mancano anche il fondotinta che deve arrivare, il tonico e non mi ricordo se avevo preso qualcosa d'altro. Comunque, tempistiche. Allora, io le ho ordinate a settembre, se non sbaglio. Ora vado a controllare subitissimo così vi so dire quando le ho ordinate. Ok, ho trovato il messaggio. Ho ordinato tutto il 18 settembre, quindi sono arrivate. Allora, la palette 2 settimane fa però è rotta. E tutto il resto è arrivato oggi, che è il, ma ve lo dico, è il 7 di novembre, per cui ci mette più di un mese. Devo dire che però ho speso in totale 15 euro e devo ancora arrivare della roba, ve l'ho detto, un fondotinta e il tonico, che però mi pare che la scadenza era tipo l'8. Queste cose sono arrivate in ritardo di tipo 3-4 giorni, non di più. È vero, è un rischio perché si è rotta, però io ho pagato con PayPal, per cui tanto mando a PayPal che mi rimborsa. Per quanto riguarda tutto il resto, devo però testare i prodotti. Però arrivare arrivano e devo dire che sono arrivati i prodotti come li avevo visti e comprati e scelti. L'unica cosa mi dispiace per la palette del contouring perché io l'avevo presa per fare un trucco e quindi mi mancherà, diciamo, come si dice, il trucco vanilla, anche se comunque sappiate che io finché è un rossettino, ok, quando inizia a diventare qualcosa per la base viso, diffido sempre un pochino, cioè magari lo uso quella volta, però poi ho paura che mi escano grani di miglio, punti neri, cose di questo tipo, soprattutto i grani di miglio, è facile che escano con queste cose un pochino cinesate, però in un altro video vi prometto che proveremo insieme a fare un trucco completo con tutti i trucchi che mi sono arrivati da Wish e vedremo se approverò oppure no questo trucco. Scusate se alzo la voce, ma sto cercando di farmi capire da mia sorella che deve abbassarla. E nulla, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qua sotto. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!